interventi salvavita a distanza di poche ore. È accaduto all'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno la scorsa settimana. Episodi che danno la misura di quanto sia importante ed indispensabile tenere aperto ed operativo a pieno regime il nosocomio sarnese, dare risposte sul potenziamento, riaprire i reparti depotenziati, garantire personale medico e paramedico in tempi brevi. Sono tre le persone giunte in pronto soccorso a distanza di 24 ore l'una dall'altra in gravissime condizioni. Si tratta di tre persone giovanissime, raccontano gli operatori, due vittime di incidenti stradali. Sono arrivate in condizioni molto preoccupanti e subito sono state stabilizzate dei veri e propri interventi salvavita, dove è necessaria la tempestività. Se Sarno non avesse potuto garantire la risposta, dicono ancora i sanitari, le ambulanze avrebbero dovuto raggiungere altri ospedali perdendo minuti che sono vitali in questi casi. Ed a raccontarlo anche Ciro Palumbo, operatore sindacalista e membro del Comitato Insieme per la Salute. Se l'ospedale di Sarno fosse stato chiuso, un pronto soccorso non attivo, che fine avrebbero fatto queste persone? Parliamo di interventi salvavita dove il tempo è un fatto importantissimo. Ed il grande sacrificio di queste settimane di tutto il personale per garantire piena operatività al pronto soccorso è importante, ma dal pronto soccorso ai reparti vi è la necessità proprio di avere risposte sul potenziamento del personale. Servono in totale 10 unità in pronto soccorso, ma ne basterebbero almeno la metà per garantire una risposta territoriale. Negli ultimi giorni all'ospedale di Sarno ci sono stati degli interventi importantissimi salvavita, questo dà la misura di quanto sia importante questo nosocomio. È proprio questo il problema, quello che vogliamo far capire ai cittadini. Cioè, l'ospedale di Sarno l'ultima settimana ha fatto tre interventi salvavita su tre persone giovani. E noi immaginiamo se l'ospedale di Sarno non era presente e non era attivo in questo, queste tre persone che fine avrebbero fatto? Rischiamo la chiusura del pronto soccorso in questo momento. Abbiamo la grossa difficoltà al pronto soccorso perché i medici, come dicevamo prima, sono pochissimi e ci aspettiamo dei rinforzi che purtroppo non arrivano mai. Come si deve fare ad avere delle risposte? Stiamo chiedendo aiuto a tutti. E il primo interlocutore nostro è l'assessore alla sanità. Stiamo chiedendo l'incontro in quinta commissione, che però ci è stato promesso, ma ad oggi non abbiamo avuto ancora la data. Guardando oggettivamente i tempi, il tutto si svolgerà a settembre-ottobre o c'è la possibilità di risolverlo adesso? Noi speriamo di risolverla prima perché agosto è un periodo difficilissimo, molto del personale sta rinunciando alle ferie per mantenere su il pronto soccorso. Questo si avvicina e anche loro hanno diritto di andare un pochettino in ferie, quindi le risposte le dobbiamo avere subito. Quanti medici servono? Diamo un numero per quanto riguarda il pronto soccorso, quanto riguarda i reparti. Il pronto soccorso ha bisogno almeno di 10 unità. Siamo sicuri che non arriveranno, ma noi puntiamo in alto.